Rettilineo conclusivo. E infatti eccoli qua, lanciata la volata tra i due compagni di squadra della Sanitalia Guerciotti Elite, campione d'Italia, Filippo Agostinacchio! Vince Filippo Agostinacchio, argento Lorenzo Masciarelli, bronzo Samuele Leone. Gesto forato. Avete sentito? Medaglia di bronzo per Samuele Leone. Medaglia d'argento, Lorenzo Masciarelli. Medaglia d'oro, campione d'Italia, Under 23 di ciclocross Ostia Antica. E il portacolori della SL Italia, Guerciotti Elite, dalla Val d'Aosta, Filippo Agostinacchio. Siamo con il cittadino onorario di Ostia Antica dopo questi due giorni, Filippo Agostinacchio. Altro titolo tricolore, questa volta una prova individuale. Raccontaci le tue emozioni. Ma è un'emozione grandissima, ci voleva proprio. È anni ormai che inseguo un traguardo del genere e credo che sia la più grande soddisfazione della mia vita. Al termine di una gara che definire più gare insieme è dir poco. Sì, è stata una gara piena di avvenimenti, io ho avuto un problema meccanico con la sella, ho dovuto cambiare bici in un momento clou della gara, Samu ha anche avuto due salti di catena, uno proprio sul finale che non ci ha permesso il finale che volevamo, una volata tra noi due che mi sarei auspicato, però le gare sono così purtroppo. Hai avuto delle gare sempre molto bella la tua condizione, qualche piccolo inconveniente, qualche piccolo errore, oggi è filato tutto liscio. Te la sognavi così dopo il team relay di ieri? Sicuramente non potevo immaginarmi di meglio. Diciamo che la stagione è stata tutta in crescendo. A inizio stagione ho dovuto mettere a posto qualche errore, qualche problema meccanico, errore da parte mia, dovevo imparare a partire bene. E diciamo che oggi ho fatto la miglior partenza della stagione, che è servita, ha dato una grande mano su un percorso così stretto e veloce a rimanere là davanti. Pontoni l'ha detto, il CT Pontoni l'ha detto, questa è una prova che servirà anche per delineare chi potrà sognare Ogeride. Tu cosa ti auspichi? Ah, vediamo, io ancora non ho parlato con Daniele, però se mi porta al mondiale, Ogeride ci ho corso da juniores primo anno e anche lì purtroppo avevo avuto un problema al bo della scarpa quando ero in quarta posizione dietro a Thibaut Nys. E diciamo che Ogeride è un percorso che mi si addice parecchio, è veloce, e però se piove c'è il rischio che diventi anche una gara un po' più dura e c'è una scalinata a piedi che mi piace un sacco e diciamo che sono pronto, dai. Prima della dedica ti faccio un'altra domanda. Sei pronto anche a cambiare volto e diventare uno stradista col team Beltrami? Quali sono le aspettative per il tuo primo anno on the road, diciamo così? Allora, le mie aspettative diciamo che sono abbastanza tranquille, nel senso che Beltrami è una squadra che mi permette di fare esperienza su strada, mettere su una bella condizione senza pressioni, perché hanno investito molto sul fuoristrada quest'anno e l'anno prossimo il progetto verrà ampliato, quindi diciamo che mi permettono di fare proprio tutto con calma, senza fretta, ecco, quindi l'unica cosa che mi spaventa sono le distanze, perché non avendole mai fatte in vita mia, però lavorerò anche su quello. Intanto ora torniamo sull'Exploit tricolore qui a Ostia Antica. A chi va la dedica? La dedica va a tutta la squadra e in particolare alla mia famiglia. Mia mamma e mio fratello sono rimasti a casa a questa rassegna perché mio fratello non è stato tanto bene questa settimana, quindi questa vittoria va in particolare a loro. Lorenzo Masciarelli, medaglia d'argento a questi campionati italiani. Ce l'hai messa tutta per scardinare il gioco di squadra della SL Italia Guerciotti. Alla fine è andata comunque bene, dai. Sì, sono stati molto bravi tecnicamente, mi hanno messo un po' al giro come si dice in gergo e ho provato a isolarli verso metà gara, ma erano molto forti oggi e non sono riuscito a isolarli. Poi nel finale ho perso qualche metro nel tecnico, ero un po' appannato e hanno preso quei metri che poi non sono riuscito più a chiudere nel finale. Avrei preferito stare un po' più con loro e magari giocarmela in volata, perché sapevo che comunque in volata me la sarei potuta giocare bene. Però è andata così, dai. E ora? Ora vedremo stasera bene il programma che ho in mente di fare, che faremo con il Team Colpack e poi vedremo come andrà. A proposito di Team Colpack, torni in Italia con la formazione di Beppe Colleoni, con quali prospettive? Ma
Comunque il mio sogno è sempre stato quello di correre su strada. Ho avuto questa grande opportunità da parte del team Colpack e l'ho afferrata al volo e adesso vedremo come andrà la stagione. Comunque punterò a fare gare importanti e gare a corse a tappe e vedremo poi come andrà nel proseguito di stagione. Samuele Leone, terzo posto qui all'Italiano di Ostia Antica. È stata una gara bellissima che ha vissuto di tanti momenti. È un po' sfortunata per te? Sì, dai, è stata una gara bellissima. Venivo qua con una forma un po' che non conoscevo, poiché ho fatto l'ultima gara internazionale, l'ho fatta il 13 novembre, più di due mesi fa. Ho avuto tante difficoltà che in gara, diciamo, mi hanno dato la forza per essere lì davanti, perché sicuramente la mia forma non era quella con cui dovevo arrivare. Cioè, ho giocato tutto sulla grinta e dopo tutto quello che ho passato sono veramente felice comunque di aver preso il podio, anche se ho avuto molta sfortuna. L'ultima curva ero primo, poi un salto di catena e una volata mancata che mi ha portato a questo terzo posto, ma son soddisfatto. Dai, adesso vediamo con il proseguo della stagione cosa fare, però dai, bene. Infatti hai avuto una stagione molto più difficile di quella dell'anno scorso, praticamente non ti abbiamo mai visto. Che emozioni ti dà e che sensazioni ti dà tornare in quella maniera qua? Perché quando sei rientrato sul tandem di testa eri quello che ne aveva di più. Sì, diciamo che lì quando mi sono staccato per il primo salto di catena, visto che ne ho avuti anche uno a metà gara, ho capito che forse qualche speranza ce l'avevo, che alla partenza non pensavo di avere. Ho lavorato tanto duro e diciamo mi ha soddisfatto solo rientrare sulla testa. Dai, però alla fine è andata così, quindi va bene così, ecco, sono soddisfatto. Grazie mille.